Margherita Ruggero, buongiorno. Siamo al Buongiorno. Festival di Mantova dove Sì. lei è ospite per presentare il suo ultimo libro, Sì. che è Rosso attira lo sguardo, pubblicato per Mondadori, uscito da pochi giorni Sì. Sì. in libreria. E che è l'ultimo di una lunga serie di romanzi che hanno riscosso un grandissimo successo e sempre crescente nel corso degli anni. Ai suoi romanzi precedenti, quelli che hanno come protagonista la ormai mitica professoressa Baudino, sono stati tratti anche delle fiction televisive con Olivetti come protagonista, che hanno avuto molto successo. Anche un film con E Luciana anche un Littizzetto. film con Luciano Littizzetto nella stessa parte. Ecco, questo è insomma l'ultimo di una lunga serie di successi. Ci può raccontare brevemente qual è la storia del libro? Dunque, questo libro non ha come protagonista Camilla Baudino e non è neanche un romanzo, nel senso che sono quattro lunghi racconti che hanno come protagoniste quattro donne. Ciascuna delle quali ha delle caratteristiche diverse dalle altre tre, sono però accomunate da un elemento comune che è l'incertezza su di sé. E questa incertezza si scioglierà in qualche modo nel bene o nel male nel momento in cui si trovano di fronte a un pericolo, a una situazione estrema che le costringerà a fare delle scelte. E queste scelte chiariscono a se stesse le loro delusioni, le loro ansie, i loro desideri, eccetera, in un modo qualche volta positivo e qualche volta negativo. Quindi i suoi protagonisti sono comunque sempre Donne, donne, però e una di bisogna quelle. dire che in questi quattro personaggi si riconosce qualche aspetto della professoressa Baudino, almeno è d'accordo con questa. No, direi di no, No. direi di no, perché sono quattro donne oggettivamente diverse dalla protagonista degli altri libri, sia per età e sia anche per scelte di vita, cioè sono ragazze o donne, la più giovane, la cui storia è narrata però da un uomo, parte a raccontare, cioè viene raccontata dall'età di 13 anni, sino a quando ne ha 26-27, ed è una, come dire, Lolita, se vogliamo. Quindi niente in comune con la professoressa Baudino. Un'altra è una ragazza di provincia, timida, impacciata, insicura di sé. Un'altra invece è una ragazza dell'alta società che però lo stesso soffre di una certa insicurezza. E l'ultima è di nuovo una ragazza di provincia, che si trova impigliata in un gioco più forte di lei, più grosso di lei. Quindi nessuna ha le caratteristiche della prof. La mia domanda partiva da una considerazione che non so se lei, sulla quale è d'accordo, che la professoressa Baudino, come queste quattro Sì. donne, è vero, tutte diverse tra loro, in realtà sono donne molto normali, voglio dire, le sue Sì. protagoniste sono donne molto comuni con fragilità, Sì. problemi. La stessa professoressa Sì. Baudino non è Non è il una tipico supereroe, investigatore, poverina. supereroina No, no, classica del genere, anzi, è una assolutamente. persona molto complicata, tutto sommato normale, Sì, una persona che si certo. trova anche catapultata In situazioni che non ha previsto, insomma. in questo. È lo stesso in questo senso anche le quattro ragazze, tolta una forse, che fino a un certo punto sceglie la sua strada e poi invece ne è travolta, insomma. Non riesce a Non sostenere riesce a poi sostenere un gioco che delle. diventa troppo pesante, eccetera. Senta, lei come si spiega, una domanda che le avranno già fatto tantissime volte, ma come si spiega il successo dei suoi libri, insomma, sia quelli della serie della professoressa sia degli altri? E poi anche un successo che così improvvisamente si è propagato anche su altri formati di comunicazione, film, le fiction televisive. Ma forse perché sono donne in cui per certi aspetti molte si possono riconoscere, cioè magari nell'ironia oppure nell'intraprendenza oppure in certe difficoltà provocate dal matrimonio, cioè insomma mi sembra che ci siano delle situazioni abbastanza odierne, perlomeno vissute da molte donne in questo periodo storico, insomma. Quindi forse questo processo di identificazione penso che sia servito ad allargare il pubblico, ad allargare il plafond delle lettrici o dei lettori più scarsi, ma insomma. Un'ultima domanda, a cosa sta lavorando adesso? Ma sto È in lavorando. pausa o sta già preparando? No, sto lavorando a un libro che mi crea molte difficoltà in realtà,
perché non è un giallo e non è neanche più un libro che costeggia il giallo come i quattro racconti, perché i quattro racconti di Rosso tira lo sguardo hanno tutti un elemento giallo. Invece in questo libro cui sto lavorando di giallo non c'è nulla, ed è la storia di tre donne che fanno insieme un viaggio lungamente sognato, desiderato, eccetera, un piccolo viaggio per la verità, e che in questo viaggio scoprono i risentimenti tra di loro e le affinità tra di loro, e soprattutto che risolvono attraverso questo viaggio, che è disastroso per la verità, risolvono certi loro problemi, cioè perlomeno hanno un occhio più acuto nel capire i loro problemi. Sono tre donne con un bambino pestifero che le accompagna in questo viaggio. Bene, ringraziamo Maria. Grazie a voi. E buona fortuna. Grazie.